Ciao a tutti, sono Spiga98 e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su TechCraft, siamo alla puntata numero 36. C'è un trapano che ci farà compagnia, credo, per tutto il video, bastardo. Allora, ho acceso un po' la farm di gold, vedo che ha funzionato un bel po'. Ho anche trasformato un po' di gold in iron, quindi abbiamo un bel po' di iron, visto che ci serviva. Prima di andare a dormire però la spegniamo, che sennò il server esplode. Ok. Perfetto, andiamo a fare la nanna, la ninna, la nanna. Ma quanto è bella questa texture pack. In realtà, texture pack. Allora, quello che dobbiamo fare oggi in questa puntata è, allora, per prima cosa dobbiamo finire la farm automatica, l'autocrafting di windmill. Perché a parte il fatto che ci... Ti odio, mi stai antipatico, lo sai? Merda. Sono nella merda, a meno che non mi metto così. Oh, sei fortunato. Spero che non si teletrasporti. Perché ho un pezzo di redstone? Non lo so. Allora. Innanzitutto fatemi controllare il volumetto. 16, perfetto. Il volumetto, oddio. Quindi dove eravamo arrivati? Qui. Copper rubber bar. Si facevano i copper cable. Qui sì, le batterie. E poi. Ah, già. Dovevo dargli il crafting finale, giusto? Sì, questo era il crafting finale. Quindi windmill. Allora, windmill. Ah, qua... No, fermi tutti. Allora, questo crea l'iron furnace e la porta qui. Questo crea le batterie. E la porta qui. Porta qui. Poi là ci vuole iron. Qua devo far arrivare degli iron raffinati. Come al solito. Perché là dovremo fare l'autocrafting del generatore vero e proprio, no? Sì. Ve lo dico io. Vediamo un po'. Sì, però ora mi sono leggermente chiuso. No, no, no. Bravo, spiega 98. Quindi mi serve un export bus. Facciamo sempre lo stesso giochetto. Quello della cobblestone. Che non ci basterà per riempire tutta la chest. In realtà non mi deve servire tutta. Perché qua cosa abbiamo? Iron furnace. Arriviamo qua. Quindi iron furnace. Innanzitutto prendiamo un po' di cobblestone, che così finiamo questo. Smettetela di pestare, porca vacca. Vabbè, questi colpi spero li sopportiate, perché io non li sopporto più di tanto. Allora, quindi devi ricevere iron furnace qui. Poi qua devi ricevere batterie. E poi no, ci serve un altro spazio per l'iron tizio. Come si chiama? Iron? Il ferro refined iron. Scusate interruzione. Dicevo, iron refined iron. Eccolo qui. What the fuck? Forse erano i miei occhi, spero. Mettiamo il refined iron qui. Iron qui. Move stacks of items. Ti giri. Non arriva. Beh, se la smettessi di tenerlo. Come dire, in mano. Oddio, no. Se la smettessi di tenere in mano il ferro raffinato. Un po'. Perfetto, è arrivato. Ora, qui si deve riempire anche di iron furnace. Quindi qua mettiamo un po' di. Qua devo far arrivare l'iron. Quindi anche quel giochino simpatico che permette di far arrivare solo uno stack di ogni cosa. Perché non voglio che mi finisca tutta la roba che c'è nell'impianto. Benissimo, mettiamo l'iron. Opla. E qua possiamo anche accendere. Un attimino che ci serve qualche. Qua intanto mettiamo l'export bus. Le diciamo di prendere iron. Iron. Lo sver. No, ti odio. È vero che non. Ok. Move stacks of items. Lo svrenciamo. Svrenciamo. Camera d'inventario e lo riempiamo. Perfetto, qua ha fatto la nostra famosissima iron furnace. Poi qua ci deve essere la batteria, quindi ci deve essere tin, redstone e copper cable. E c'è tutto, quindi attiviamo anche questo. Così vediamo un po' se funziona. Sì, mi ricordo che c'era qualche problemino con queste batterie odiose. Quindi una batteria, tre refined e un iron furnace. Allora, batteria.
3 refined e un iron furnace. Così abbiamo fatto il crafting del generatore. Poi dal generatore, no, qua è sbagliato perché non è finito il crafting assolutamente. E allora, fatemi pensare, qui ci deve essere un'altra cesta. No, la cesta era giusta. Mettiamo così. Qua ci deve essere un altro autocrafting coso. Quindi la dobbiamo fare. Ah, abbiamo anche le rotelline. No, no, fermi, fermi. Che faccio? Ma che faccio? Allora, rimettiamo il crafting di questo che ci servirà. Oddio. Ce la posso fare. Oh mio Dio! Facciamo così. And così. Benissimo, tanto ci serve, lo prendiamo. Tanto ne avrò qualcuno nell'inventario che non avrò visto sicuramente. Mettiamo questa qui. È il crafting finale. Quindi ci serve. Beh, questo generatore ci serve, quindi azioniamo. Torcia. Però preferirei metterla qui. Azioniamo. Così si crea un generatore, se c'è tutto qua dentro naturalmente, ma manca l'area battery, quindi azioniamo questa. Ok, una ci basta. Vediamo un pochino se funziona. Tac, presa. Ok, qua possiamo spegnere. Entra qui e col generatore. Allora, generatore e 4 iron che dovranno arrivare anche qui. Porcaccia. Come li faccio arrivare da sotto? Ok, qua richiudo perché sono educato. Ok, andiamo sotto. Vero, qui no, qui non ci si può entrare. Poi farò un pavimento forse, se ne ho voglia. Allora, andiamo qui. Prendiamo il nostro. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, mi stavo spaventando. Anche perché ne ho fatto tipo una decina l'ultima volta che mi servivano e mi sono spaventato perché ci vuole tanto tempo. Mettiamo l'export bus che naturalmente si mette storto, ti odio. Svenciamo, svenciamo, svenciamo. Diciamo di prendere iron ingot. Stack. Qua deve essere il generatore e iron, quindi 1, 2, 3, 4. Ok, perfetto. Mettiamo anche questa iron qui, magari. Ok. E poi colleghiamo il tutto. Merda. Torcia in mezzo alle pole. Le balls, intendevo. Ci mettiamo una torcina, mangiamo. E ora vediamo un pochino se funziona. Innanzitutto vediamo se è arrivato il ferro. Credo di sì. Quindi, fammi pensare, fatemi pensare. Sì, questo è il crafting finale. Ah, qua non ho messo il crafting, acciderbolino. Oh mio Dio, bug. Dovrebbe sparire? Oh mio Dio. Ah, no, 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 niente. Cosa sparire? Si è ricaricato da. Così, come dire. No, no, no. Fai da bravo, però. Questo potrebbe essere un problema. Oh mio Dio! Sì, ciao. Mi dispiace, però l'ho dovuto fare. Mi autofilla il. Ti odio. Allora vi spiego, in pratica mi autofillerà. Mi riempie in automatico la cesta, perciò non so più come metterci una di queste. Ora no. Oh mio Dio. Oh, come cazzo era? No, no, scusatemi, era così, no? O forse era così? 3 refined. È così. Ah, questo è già un. Ma fa più. Iron furnace. Perfetto. Quindi. Oh. Ok. Qua, aspettate che mi vuoto un pochino. 1, 2, oh mio Dio, 3, 4, tin, copper, crafting, no, la cesta ci serve. Allora, prendiamo questo, cosa siete voi? Oh mio Dio, ho fatto una cazzata con le tin. Cazzo, vabbè.
Mettiamo questo qui. Mettiamo una bella cestina. E le diciamo, prendi tutto. Abbiamo un tubetto. Mamma mia, abbiamo quasi finito i tubi. Ok, perfetto, saliamo su, le mettiamo un import bus che quindi si prende tutto quello che c'è dentro quella chest. Ho messo questa chest per precauzione perché non credo che riesca a prendere le cose direttamente dall'autocrafting. Facciamo così. Così. Naturalmente si mette al contrario, ti odio. Così, prendi a stack. Ok, qua devo mettere il crafting dei wand wind mill. 1, 2, 3, 4. Tu sei un generatore? Ti amo. 1, 2, 3, 4. Come vedete, in realtà il crafting è abbastanza. Dovevo starmi zitto? No, ho sbagliato io forse. Yes! Wind mill. E qua mettiamo questo. Quindi, attiviamo il tutto. Quindi attiviamo questo. 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 Quindi allora, fammi pensare. Qua si creano le batterie. Là si creano le iron furnace, che entrando qui creano dei generatori che partendo da qui andranno a finire. Oh mio Dio, ti odio. No, 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 non è possibile fare così. No, non funziona. Fermi tutti, fermi, fermi tutti. Credo che non si possa fare un autofiller. Cioè, a parte qui, vabbè. Qua magari possiamo fare. Oh merda, always active, move single items. Move single items in modo tale che il ferro, il refined iron lo porti in modo tranquillo, con calma, non c'è fretta. Qui invece cosa deve portare? Deve portare ben due cose, però comunque è abbastanza pieno, perciò. Qua conviene far creare molte, 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 molti generator. Sì, ci conviene fare così. Quindi generator, batterie. And vado a creare, vado a cuocere un po' di ferro in modo tale che si abbia un po' di refined iron. Poi devo fare anche qua l'aggeggio che porta le cose direttamente nell'impianto quando vengono cotte. Facciamo così. Perfetto. Intanto facciamo la nanna. No, questo non è russare, questo è morire probabilmente. Ci siamo quasi. Ho anche l'armatura scarica, adesso che noto. Fammi controllare. Qua sembra che stia un po' stabile. Sì, più o meno. Va bene. Mettiamo nel sistema, quindi dovrebbe prendersi in automatico. Zac. Zac. Torniamo subito indietro. Opla. Oh mio Dio, c'è ancora quel. No, cosa sei tu? Aspetta. Sì, ce la posso fare. Oh mio Dio! Che succede? Lo so io cosa succede. Devo fermare assolutamente questa merda. No, questa no. Adesso sì, ok. Fammi mettere un po' di ferro qui. Le dico di prendere a uno, cioè di mettere. No, 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 che faccio? Vediamo se riesco a beccare. Oh, ti amo. Single item. Togliamo un po' di ferro. Lo mettiamo a posto. Ora vediamo un pochino se funziona meglio. Allora, qui cosa manca? Tutto. Rebattery Iron Furnace. Ah già, le rebattery le ho spente. Perché le ho spente? Ah, per questo. Oh mio Dio. Allora, sì. Adesso proviamo un pochino. Rebattery and Iron Furnace. Anche qua ho spento. Ops. In effetti è meglio metterlo qui questo alla fine perché li voglio separati. Facciamo così. Se metto una cosa qui si apre. Perfetto. Allora lo metto qui. Hopla. Qua fatemi vedere un pochino come siamo messi. I generatori ce ne sono ancora pochi. Qua togliere tutto il ferro.
perché è troppo veloce a filerarlo, a riempirlo. Sì, qua cosa abbiamo? No, sto cercando là. Qua qui. Così mi libero un po' di questo ferro, di questa cobblestone, di questa dirt, redstone, M export bus, HIV cable, HIV, oddio. Wooden transport pipe, lever, chest, M cable, auto crafting table, dirt, and no, generator, magari lo mettiamo qui, sapete, non costano molto, però sono palliativi da craftare. Benissimo, ora potrei anche far iniziare la farm di Windmill. Mio Dio. Ci mette troppo poco tempo a riempirsi. Non so più cosa fare. Non so. Ok, basta. Qua come siamo messi invece? Qua si fillerà in modo abbastanza ottimale. Oddio, ha già finito. Adesso che ci penso, ha già finito l'iron. Refined iron, cioè. Stiamo scherzando? Andiamo cucina. Il primo windmill arriva. Sparisce. Ah, già. Windmill, ne abbiamo 11. Sono pochi però, sono fighi. So figo, so bello, so fotomodello. No, basta. Meglio che non facciamo. Ok, basta, ho deciso un'altra cosa. Fermiamo tutto. Tu fermo, tu fermo. Tu fermo. Fermo. Tu fermo. Sto spento? Nope. Tu cosa saresti? Farm di copper cable. Cosa abbiamo finito? La rubber, ma non fa niente. Perché delle batterie. No, vabbè, non ne abbiamo tante però. Per altri 6 windmill. Allora, quello che voglio fare is this shitness. Allora, mi serve un. Non gold, scusate. Diamond pipe. Ne dovremmo. Infatti ne abbiamo perché li abbiamo usati per un'altra cosa. Benissimo. E le diciamo che. Ah, fatemi organizzare un po' la situazione. Ah, questa mi serve. Ok. Questa chest la utilizziamo soltanto per l'iron. Naturalmente qua ci vuole un altro blocco di cobblestone. Vabbè, ce le prendiamo tutte a 64. Stiga. Oppla. Messi tutte a 64. Ok, mi libero di questo e di questo. Allora, fatemi pensare. Dovrei poter mettere una chest sopra e dovrebbe riconoscerla. Vediamo un po'. Chest. Key, chest, key, no, basta. Mettiamo una chest qui sopra, dove dovrebbe arrivare, dovrebbero arrivare i generatori. Mettiamo qui. Sì, mettiamo il wooden qua. Con il suo bellissimo tac-tac. Tac-tac, boh, cos'è il tac-tac? Non lo so. No, però non mi serve più il diamond transport pipe. Mi servono dei golden pipe. Perché voglio che vada velocissimo, ecco. Allora, quindi gold non ne abbiamo, ci picchia. Glass magari non ne abbiamo veramente, dettagli. 8 ci bastano. Ci sì, ci abbastano. Corriamo subito. Mettiamo questo bellissimo golden pipe qui. No, non questo, questi. Facciamo così, and così. Nope. Ecco qua, ci serve il golden pipe e le diciamo che i generatori. Dove si trovano i generatori? Devono andare nel verde. Invece. Nero. Nel nero devono andarci l'ender pooch. Pooch. Quindi. Questo è bloccato perché qua non ci deve entrare assolutamente niente. Ora proviamo a riattaccare il tutto. Quindi. Si dividono così. Qua lasciamo tutto libero perché. Più generatori ci sono meglio è, quindi niente di che. Qua l'aria lo lasciamo così. Tutto il resto può andare bene. Magari anche qua facciamo la stessa cosa perché non vorrei che si creasse qualche tipo di problema stronzo, steronzo. Vabbè, innanzitutto adesso proviamo il tutto. Allora, accendiamo qui. Poi accendiamo
qui. Oddio, c'è qualche redstone cosa, non mi viene il nome. Allora, vediamo un pochino. Qua vediamo che scatta sulla fascia. Iron furnace. Qua vengono craftate. Cosa manca? Refined. Yes, vado a cuocere un po' di iron. Così vediamo se funziona. Se funziona, che sono un po' burino, come si suol dire. No, basta. Non c'è iron. Are you fucking kidding me? Non può essere. Dove è andata a finire il mio iron? Ce n'era tantissimo. Tossami un po' di gold, oh merda. Ah, ma ne abbiamo già cotto, mi sa, di iron. Come si dice? Ferro raffinato. Ok, corriamo verso la libertà. Andiamo qua perché non vogliamo mob. Stronzi. Allora facciamo così, buttiamo dentro questo refined iron che arriverà qui in mantinente. Infatti ecco che vediamo craftare i generator, giusto? Sì. Che scattano sulla fascia. Vroom! Vanno a finire qua dentro, vengono presi e opla, windmill. Perfetto. Qua c'è ancora dell'iron? No. No, no, no. Però vengono ancora craftati dei windmill. Non capisco il perché. Il perché è presto detto. Perché abbiamo ancora della roba qui. Quindi, dichiaro finito il lavoro per i windmill. Qua possiamo spegnere perché tanto non ci sono iron ingot. Qua pure possiamo spegnere. Qua lo lasciamo perché mi sa che... No, l'ho già craftato, perfetto. Qua possiamo spegnere. Spento tutto? Sì. Vediamo un pochino quanti windmill abbiamo racimolato. Per adesso... Oh! La peppa 30 windmill. Non sono pochi. Allora, adesso dobbiamo trovare un bel posto per fare la torre. Non vorrei metterla qua sopra casa perché mi sembra troppo. Oh, non lo so, non mi piace troppissimo metterla qua sopra. Come non mi piace questo pannello d'altronde. Ma questi sono altri. A proposito. Allora l'altra volta era solo perché stava diventando notte. No, vabbè, accidenti. Si è riempito il nostro amatissimo multitank. 432 secchi di lava. Olè, olè, olè. Vediamo un po' da su come si vede. Fighissimo. Io amo questo tank. Come vedete è pienissimo. Poi lo utilizzeremo per una cosa, ma non vi anticipo niente perché non ho ancora stabilito bene come muovermi, ecco. Ci sono dei golden cable. Non dei golden. Questi qua. Abbiamo della sand, dovremmo averne. Sì. La mettiamo nella nostra lentissima fornace. Proprio lenta, lenta, lenta. Ci mette 20 anni. Sì. Allora, vi dico solo che questi windmill non fanno in realtà molta energia. Però, quella che è la... Però, cioè... Non costano molto, perciò ne puoi fare tanti. L'importante è questo. Allora, abbiamo 30... Windmill. No, però per questo lavoro mi serve il mi serve il flight control che si trova sì, Z, ecco qui, control circuit. Ne abbiamo qualcuno? Che pizza, come si fa il control circuit? Ah vabbè, molto semplice. Due wiring. 1, 2. Redstone. Non abbiamo redstone. Merda. Andiamo nella casa della... Ma è sempre notte qui. Porchezza. Dobbiamo andare subito nella... Vabbè, non vi anticipo niente. Chiudiamo. Redstone dovrebbe trovarsi qui, merda. Va bene, vado subitissimissimissimissimo nella Twilight perché siamo leggermente senza redstone. Ah, frappè. Ok, molto meglio.
Allora, come ho detto, ho preso un bel po' di redstone, sta ricaricando il mondo, quindi dettagli, sto riandando a 20 fps, sbaglio. La risposta è sì. Allora, ho preso un po' di redstone, ora facciamo il control circuiti, se la smetto di laggare, vabbè, nel frattempo craftiamo. Dove ti trovi? Eccoti qua. Ah, due di questi. Oh mio Dio, sto laggando come un maiale. Devo fermare la registrazione, ma non ne ho la voglia. Quindi due gold, ne mettiamo uno qui e uno qui. Non fate caso al lag. Fate finta che non esiste. Quindi, glowstone. Ok, ha smesso. No, non ha smesso. And cactus green. Allora, appena finisco il crafting, fermo un attimo la registrazione perché in effetti è un po' impossibile giocare così. Allora, eccomi qua. Ho rimesso il flight control. Quindi posso alzarmi in volo. E restare in volo, per scendere basta che tengo premuto la Z. Non fate caso alla minimappa perché lo so benissimo che è lo stesso tasto, però vabbè, non me ne frega niente. E in più con questo flight control posso andare avanti, mentre con il normale come dire, con il normale jetpack non lo posso fare. Ok, facciamo la torre da tren. Ah, che blocco siamo qui? Siamo al 68, giusto? 68. 78, 79, quindi siamo a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No. Allora, facciamo la torre da 16, ops, perché vi spiego il perché. Allora, la faccio da 16 perché innanzitutto salto un blocco, parto da qui, e poi ne ho 30, quindi magari la faccio anche più in alto. Ne devo aggiungere un altro pezzo di cavo. Allora, adesso sto montando questi, è una cosa un po' linduccia. Adesso, quindi 30 diviso 4. 6, no, sto scherzando, 6 per 5 è 30. Sto dicendo tante di quelle assiate che neanche ve le immaginate. Oh, merda. Ok, oh no, no, no. Ok. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5. Dovrebbero essere tipo 7 e mezzo. Cioè tipo 7 qualcosa. 7 cubi e qualcosa. Si girano in automatico di solito. La maggior parte. Ti odio. Non facciamo la cassiata di distruggerli con la mano. Con la power tool perché. Olè. Olè. Fatti vedere. Tutti puntati verso là. Hanno due facce naturalmente, ce l'avrete già capito, spero. Tutti dritti, yes. Odio questo jetpack. In certi casi funziona che è una meraviglia, però la maggior parte delle volte invece no. Ops, mi devo abituare a questa. Smettila di cadere, jetpack. Così. One. And two. Ok, qua giriamo uno. No. Prima si è girato però. Oddio, perché ho un generatore in mano? Vabbè, sti cazzi. Come vedete abbiamo fatto una bella fila di windmill. Ora, vediamo un pochino come l'energia, innanzitutto, se sale oppure no. Sembrerebbe di sì. E sta salendo di notte, il che è tutto dire. Sono troppo lontano, spero sì. Allora, adesso facciamo un'altra cosetta. Anche se avevo detto che le mie puntate sarebbero state da 30 minuti, questa la aumentiamo un pochino perché devo fare una cosa. No, vabbè, no, no, lo facciamo una puntata. Non posso non mantenere le mie promesse. La mia promessa era quella di non fare video più lunghi di 30 minuti circa. Adesso vediamo un pochino levando questo. Se continua a salire, quanto sale. Azzo! Producono anche un bel po' alla fine, eh. Circa 1000 EU al secondo circa. Invece mettendo anche questo. Olè. Z. Oh mio Dio.
Mamma mia, sei una bomba, è una bomba. Voglio ritogliermi questa merda perché vi giuro che non la sopporto. Ok, grazie per avermi dato questa merda. Andiamo qui. Allora, ritiro la roba, poi vi saluto. Vi saluto. Ah! Ho fatto una voce un po' strana, lo so. Sì, questa la lasciamo qui. Allora, computer. Beh, questi anche sono qua. Lo mettiamo qui. Ah, ne abbiamo già due. Poi li mettiamo nella farm. Allora, no, ho sbagliato. Mi vuoto un pochino qui. Ok, glass fiber cable. Questi li mettiamo qui. Questa la mettiamo qui. Questa qui. Questa qui. E questa qui. Allora, io sono Spiga98. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus, su Facebook e sul mio sito spiga98.10.mx. Niente, il video è finito. Ciao a tutti. Ciao.